Ciao a tutti quanti, buonasera, benvenuti. Oggi siamo al Bar Downtown, in Piazza delle Erbe, dove è stato presentato un progetto bellissimo e anche un po' strano, forse volendo, nel senso che dei ragazzi hanno deciso di fare questo calendario che si chiama Naked for the Others, nudi per gli altri, ovvero un calendario, quindi 12 scatti di nudità, nuda e cruda si può dire, che i cui introiti andranno devoluti in beneficenza per la lotta contro la SLA. E abbiamo proprio qui l'ideatore di tutto il progetto, che è ciao Martina. Un po' nudo, perché in effetti lì sotto non ci sono neanche le mutande e io ho un po' paura, ma fa lo stesso, ti conosco, mi fido di te. Fai male. Grazie. Allora, Tobe, al secolo Tobias dell'Antonio, raccontaci come ti è venuta questa idea e come ti senti a parlarci nudo anche? Niente, a parlarvi nudo mi sento benissimo ormai, ci ho fatto il callo avendo fatto questo calendario strepitoso. L'idea è nata insieme a Silvia Giovannelli, che è qui dietro di noi, che se la ride. E niente, eravamo una sera, così come tante altre volte, a bere qualcosa assieme. Abbiamo detto, perché non creiamo un progetto i cui introiti poi vadano in beneficenza e mettiamoci in mezzo magari anche le nostre passioni. Quindi lei è una fotografa, quindi la fotografia, io sono uno sportivo, quindi gli sport estremi. Così è nato questo progetto. Infatti i protagonisti sono tutti sportivi. Esattamente, i 14 scatti sono tutti quanti fatti a sportivi altoatesini che fanno praticamente tutti parte della mia associazione sportiva e sono tutti praticanti di sport estremi. Come li hai trovati questi poveri ragazzi che si sono spogliati? Non è stato difficile, io vivo di sport e quotidianamente vedo questi ragazzi e quotidianamente facciamo cose stupide e simpatiche. E quotidianamente li vedi nudi? Capita, il fine settimana soprattutto. Dopo le famose due cose da bere di cui parlavi prima. Esattamente, magari. Le due cose da bere, le famosissime due cose. Backstage com'è andato? Insomma, tutti backstage incredibile, infatti probabilmente faremo un altro calendario solo di backstage, perché abbiamo veramente riso un casino, si sono presentate delle situazioni fuori dal mondo e alcuni erano super disinibiti, altri erano super imbarazzati e è stato veramente un bel mix di emozioni. Comunque il risultato è grandioso, l'abbiamo Stupito. Visto, perché mi sembra che sia anche andato a ruba il calendario. Il calendario sì, si sta vendendo bene. Bene, per chi magari volesse comprare una copia, ricordiamo dove si può acquistare, se magari ne avanzeranno. Certo, se stasera ne avanzeranno, spero di no, le copie saranno acquistabili o alla palestra di Boulder Ropeless, dove io lavoro, o da presso Silvia Giovannelli, il suo studio, o qui al Downtown, o al Bar Margi anche. Anche allo Sixth Street Shop. Anche allo Sixth Street Shop, ovviamente. Ci comunicano dalla regia. Dalla regia. Insomma, una bellissima iniziativa che forse fa anche notare che siamo una generazione di debosciati nudi, ma magari ogni tanto qualche idea brillante ci viene e non è neanche male, direi, visto che il tutto appunto viene devoluto in beneficenza. E allora l'artista, l'artefice di questi scatti è Silvia Giovannelli, che è qua con noi. Allora, intanto spiegami come hai fatto a farti coinvolgere in questo progetto di nudità. Beh, assolutamente è nato appunto dall'idea di tutti e due, quindi l'abbiamo pensato insieme. E l'idea di essere tutti nudi è venuta a Tobe, però mi è piaciuta subito perché è assolutamente in linea con il nostro stile, diciamo, e dello stile del calendario che volevamo fare. E io ho voluto che Tobe ci fosse a ogni sessione fotografica, anche perché tanti dei ragazzi io non li conoscevo, perché inizialmente dovevano esserci una stragrande maggioranza di amici che poi si sono tirati indietro all'ultimo, chi per un motivo, chi per l'altro, e quindi gli ho chiesto che ci fosse sempre anche lui per, insomma, coprire, assicurarsi che non ci fosse niente fuori e non creare situazioni imbarazzanti, insomma. Sì, anche perché una signorina che fotografa 14 mascheroni nudi. Sì, sì. Un po' imbarazzante? No, io ti dico, assolutamente no, perché sono stati tutti veramente super easy, anzi c'è la gente che girava nuda per lo studio, come no, proprio... Sì, sì, appena presentati, ciao, piacere, ok, spogliati, via, zoom, già pantaloni, no, è stato tutto molto naturale, è stato stradivertente, ci siamo veramente stradivertiti, tante volte sono state anche sessioni di 10 minuti e via, proprio 10 scatti e via, ma quello è bastato per fare degli scatti semplici, perché sono semplicissimi, però d'impatto, alla fine era quello che volevamo. E avete fatto un ottimo lavoro. Per l'anno prossimo le signorine, quindi tu ti metti dall'altra parte della camera? No, quello di qui.
quello sarà difficile. Penseremo a qualcosa sicuramente, non magari così scontato come le signorine nude, però qualcosa sicuramente lo vorremmo fare perché ci è piaciuta questa cosa. Abbiamo visto che la risposta è stata molto positiva e anche adesso in mezz'ora abbiamo venduto quasi tutti i calendari e quindi siamo veramente incentivati a inventarci qualcos'altro per l'anno prossimo. Magari iniziamo da gennaio, non da marzo. Allora ragazzi, in bocca al lupo perché il vostro è stato veramente grazie. Un bel progetto, in bocca al lupo anche per l'anno prossimo, sono curiosa di vedere cosa succederà ed in effetti il calendario ha riscosso molto successo visto che qui fuori da Bar Downtown ci sono mille signorine che sfoggiano il calendario dicendo io questo lo conosco. E quindi ringraziamo anche chi ha comprato il calendario e ha contribuito insomma a questa opera molto importante, grazie mille.